A Cervia, per l'annuale raduno della Lega, il giornalista Daniele Capezzone intervista Matteo Salvini e, come al solito, lo intervista su quello che non sa perché Salvini si è costruito una carriera parlando a vanvera di argomenti che non conosce, abile nel dare la risposta che vorrebbero sentire i suoi uditori. Anche per questo il ministro alle infrastrutture, nel corso della sua carriera politica, l'unica sua carriera non avendo mai lavorato, talvolta riesce ad avere idee opposte sullo stesso argomento. Capezzone è preoccupato. Il giornalista dice a Salvini che è molto contento che il governo almeno freni la transizione ecologica, ma teme che le lacrime del ministro Pichetto Fratin possano essere un regalo alla sinistra. Gli avversari sono la loro unica ossessione. Preferiscono finire arrosto pur di poter dire, anche ridotti in cenere, abbiamo vinto noi. Salvini gigioneggia, afferra il microfono e spiega che d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, certificando subito di essere un ignorante che non distingue il meteo dal clima. Poi dice: Io adoro la montagna. E quando vai sull'Adamello e sul Tonale e vedi i ghiacciai che si ritirano anno dopo anno, ti fermi a pensare, ha detto sul palco, poi studi la storia e vedi che sono cicli. Il ghiaccio non arretra perché Capezzone scasa con la sua golf turbo, ha detto il ministro Matteo Salvini, applausi scroscianti tra il pubblico. In fondo Salvini, però un po' di ragione ce l'ha. L'unica nostra speranza è che si concluda il prima possibile, il ciclo di Salvini e compagnia cantante.